Allora, oggi video dei prodotti finiti e non vedevo l'ora di farlo perché ho un sacco di cosine anche di make up. Finalmente ho finito anche i prodotti di make up e quindi niente, volevo fare questo video e finalmente è il momento, quindi iniziamo. Allora, ho terminato la crema, questa per il corpo di Hello Body, che è Cozy Winter, ed è praticamente una crema nutriente, c'è scritto, per il corpo. Allora, le cose positive di questa crema sono due: il profumo, perché è un profumo molto dolciastro, che a me piace tantissimo, quasi di proprio di dolcetto, di caramella, e poi conteneva anche dei micro glitter che comunque davano un aspetto luminoso alla pelle, quindi questo sì, però come idratazione mi ha lasciata un po' così, perché secondo me non è super idratante come dovrebbe essere una crema per pelli secche in inverno, perché se non la applicavo comunque tutti i giorni, il secondo giorno già avevo comunque la pelle un po' secca e altre creme per il corpo non me lo fanno, quindi io sinceramente non la ricomprerò, perché mi ha un po' delusa. Sì, carini glitter, sì, buono il profumo, però alla fine non fa quello che dovrebbe fare, almeno sulla mia pelle. Poi Yankee Candle, ho terminato questa già piccola dei Macaron Treats. Allora, vabbè, il disegnino è fantastico perché ci sono i macaron. Era anche carina perché era tutta verde, insomma, era carina. Il profumo era fantastico, veramente di macaron. Però, sì, era buona da annusare lì per lì, ancora si sente nonostante io l'abbia lavata. Ha questo profumo proprio così di zucchero. Però poi, una volta accesa, tutto questo gran profumo non si sentiva nell'ambiente, quindi da questo punto di vista mi ha un po' delusa. Cioè sì, se la accendevo vicino a me un po' lo sentivo il profumo, però in generale non profumava come invece fanno altre Yankee Candle, e quindi no, questa mi ha delusa, perché io avrei proprio voluto sentire un profumo forte di macaron. Poi ultimo prodotto che avevo ancora in giacenza di Naturemed, e questa era la crema viso Extreme. Ok, buon prodotto, ottimo prodotto, soprattutto per il fatto che comunque non c'è spreco di prodotto, perché c'è il meccanismo che spinge in alto, no? Lo stantuffo, e insomma si consuma tutto il prodotto. Mi piace, ottima anche come base trucco, però insomma ecco, è l'ultima volta che ho utilizzato un prodotto di Naturemed, perché comunque voglio provare nuove marche. Comunque buon prodotto, perché comunque è quella crema per il viso che non ti lascia il viso unto e quindi è veramente ottima per il trucco. Poi ho terminato, vediamo se lo trovo quell'altro. Ok, ho terminato due mini size, quindi due sample di mascara MAC. Questo è l'Upward Lash ed è quello che ha lo scovolino piccolino, e quindi io questo l'ho adorato, sia diciamo per intensificare la punta magari delle ciglia superiori, ma soprattutto l'ho applicato molto facilmente sulle ciglia inferiori. E poi questo è in Extreme Dimension Lash, e questo invece ha uno scovolino normalissimo, anzi anche abbastanza grande. Allora, questi mascara mi sono piaciuti entrambi, non fanno un super effetto. Io per esempio questo con lo scovolino più grande, l'In Extreme Dimension Lash, l'ho utilizzato anche come diciamo base, e poi sopra ho applicato il Better Than Sex, che comunque non mi fa impazzire nemmeno quello, però insomma ecco, comunque con due più passate comunque non era male nemmeno questo, quindi io questi prodotti li promuovo, anche se non saranno mai i mascara della vita, almeno per me.
Poi ho terminato questa Yankee Candle, bellissima, infatti non vedevo l'ora di fare il video, così poi questa la inizio a utilizzare come portapenne. Questa era una Yankee Candle in edizione Halloween, che aveva quindi il tappo in gomma, che mi si è un po' staccata la gomma, aveva il tacco. Ma che dico, non è gomma, mi sembrava gomma al tatto, ma è, comunque sembra quasi tipo velluto, viola. E sotto aveva praticamente tutta questa decorazione con i corvi, con un corvo. E infatti questa era la Witch's Brew Infusion Malefique, Infusion Malefique. Mi è piaciuta tantissimo, perché ha un profumo molto molto speziato, come piace a me. Quindi si sente tantissimo, secondo me, la cannella, era veramente buonissima, nera, e aveva proprio questo profumo intenso. Questa era proprio la Yankee Candle che fa per me, quindi quelle con un profumo intenso di spezie, buonissima. Poi ho terminato un dentifricio, il mio primo dentifricio di Mercy Andy, e questa è l'Holly Mint ed è quello celeste classico alla menta. E mi è piaciuto tantissimo. Allora, a parte il packaging, è carinissimo, perché il packaging è praticamente trasparente, quindi potete anche vedere tranquillamente se c'è prodotto. Io infatti poi l'ho aperto, perché comunque mi era rimasto un po' di prodotto sparso. Potete controllare quindi il livello, perché comunque è piccolino, quindi si finisce presto. E mi è piaciuto, ha tutti dei microgranuli, in questo caso azzurri, e comunque come dentifricio mi è piaciuto. Fa tanta schiuma e a me questo piace. Ha un sapore delicato di menta, quindi non è forte neanche come profumo, quindi questo va, per me, almeno il mio gusto, va bene. E quindi niente, mi è piaciuto tantissimo. Adesso sto utilizzando questo nero alla liquirizia. Poi ho terminato finalmente, non ne potevo più, il fondotinta di Fenty Beauty, e io ho preso il numero 100, che credo sia il più chiaro, e questo appunto è il Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Io questo fondotinta l'ho odiato. Allora, io ho la pelle secca e io non so come facciano le ragazze che hanno la pelle secca ad essere entusiaste di questo fondotinta, perché io già la prima volta che l'ho applicato con la Beauty Blender, anche in umidità, mi ha dato subito la sensazione di applicare un prodotto secco. La sensazione è stata bruttissima. Io infatti praticamente questo l'ho utilizzato sempre mischiato a un illuminante liquido, e un pochino si attenuava questa sensazione, però a me ha dato sempre la sensazione di essere un prodotto secco e non mi piaceva assolutamente. La colorazione sì, era perfetta e tutto, però la sensazione sulla pelle non mi ha convinta. Poi anche questa volta ci sono i dischetti, solo una confezione. Questi sono quelli della Io della Coop, dischetti maxi 50 pezzi utilizzati per pulire il viso, ottimi. Poi ho terminato un gloss di NARS, e questo è, vediamo se riesco a leggere il nome, ma non credo, no, non riesco assolutamente a leggerlo. Folie parigine. Allora, io odio i packaging NARS. Allora, sono prodotti costosi, quindi io non capisco perché il packaging faccia schifo. Allora, come vedete, allora, perde prodotto, quindi c'è sempre stata questa perdita di prodotto. Poi con il tempo i tappi dei prodotti, che sono di gomma, di plastica, diventano appiccicosi, per cui ci si appiccicano tutti i pelucchi, la polvere, è schifoso e non si puliscono. Non mi è piaciuto. Allora, come gloss, vabbè, è un gloss color salmone, abbastanza, insomma, rossastro, lasciava sì questo, era abbastanza comunque corposo, quindi da questo punto di vista comunque ti lasciava comunque le labbra idratate, sì,
era piacevole e tutto quanto, il colore pure carino, però sinceramente, cioè, lo porti in borsetta e ti perde prodotto e quindi ti si sporcano magari le altre cose che hai lì intorno. Ha questo tappo appiccicoso, fastidiosissimo, quindi i prodotti NARS sinceramente mi hanno fatto tutti questa riuscita, anche le palettine sono diventate veramente fastidiosissime da toccare e non capisco il perché possa succedere una cosa del genere. Comunque vabbè, un gloss finito e non lo ricompro assolutamente perché ne ho altri milioni di gloss. Poi ho terminato questo balsamo per le labbra di MAC, che era il MAC Mineralize, e questo non so se esiste, era quello colorato glacé, colorato azzurrino, quindi che dovrebbe anche fare l'effetto denti bianchi, ma io comunque l'ho utilizzato come semplice, diciamo, balsamo o comunque burro cacao da applicare all'occorrenza, che ne so, se sto qui in casa e sento le labbra un po' secche, se devo uscire a fare una passeggiata e sento le labbra secche, insomma, come burro cacao l'ho utilizzato. Mi è piaciuto perché comunque è un effetto di idratazione comunque dura, resiste parecchio anche questo effetto lucido, quindi carino, un prodotto carino, ma che insomma finito e finisce lì, insomma non lo ricompro senz'altro. E poi ho terminato un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, questo correttore di rimmel preso così per caso alla Coop, che è Light the Blemish, e semplicissimo, e questo è la colorazione 002 Sand, e a me è piaciuto tantissimo perché era un correttore soprattutto nella zona qui delle occhiaie, molto morbido, molto secondo me anche idratante, quindi non andava assolutamente a seccare, si sentiva, dava proprio piacere ad applicarlo perché era un prodotto morbido. E oltretutto poi sotto, una volta terminato lo strato, sotto ce n'era veramente ancora tantissimo che io ho prelevato con un pennellino e quindi l'ho utilizzato veramente tantissimo. Mi è durato tanto questo correttore, preso poi per pochi euro perché ora non ricordo quanto, ma insomma costerà pochissimi euro. Ottimo, ottimo prodotto, mi è piaciuto molto più questo che il correttore, che il fondotinta di Rihanna, senz'altro, insomma senza dubbio. E basta, qui sono tutti i prodotti che ho terminato adesso a gennaio, quindi sono un bel po', e niente, se avete qualche domanda su qualche prodotto fatemela come al solito, perché magari io mi sono dimenticata di dirvi qualcosa. E niente, vi ricordo che sotto trovate tutti i link per tutti i social, soprattutto per Instagram, e iscrivetevi al mio canale se vi sto simpatica, se vi piacciono i miei video, bah, comunque iscrivetevi, tanto è gratis, e attivate anche la campanellina così quando escono i miei video vi arrivano le notifiche, speriamo, e ci vediamo noi al prossimo video, ciao!